confermata la cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. L'unico razzismo che esiste in Italia è quello contro il popolo italiano, massacrato di tasse per mantenere finti profughi. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Venti di guerra! Un mio caro amico questa mattina mi ha chiamato e mi dice Enzo, un po' preoccupato per la verità, e mi ha detto: cosa ne pensi? Ma è possibile che ci possa essere questa guerra in Ucraina? Io gli ho sorriso e ho detto: stai tranquillo, non succederà un bel niente. Non sono un politologo, non sono un esperto di guerre, ma mi faccio assistere solo dal mio buon senso e dalla mia esperienza di vita. Non gioverebbe a nessuno la guerra, ci sarebbe solo distruzione, macerie. Poi mi viene da ridere, portate pazienza. Ah, dimenticavo di salutare i nuovi telespettatori che mi dovessero vedere, lo dovrò fare per un po' di tempo. Adesso Prima Free è sul canale nazionale 170, andiamo un po' in tutta Italia, quindi approfitto per salutare caramente i nuovi telespettatori che mi dovessero seguire. Dicevo, mi viene da ridere quando penso a Luigi Di Maio, non ho parole, ma come si può affrontare una guerra con certa gente? Qualcuno mi dirà, ma cosa c'entra l'Italia, Di Maio, con Biden, con Putin? C'entra perché ti fa capire che noi siamo guidati da veri e propri dilettanti allo sbaraglio. A proposito di Biden, il presidente degli Stati Uniti d'America, lo hanno acclamato i compagnucci italiani contenti per la disfatta di Trump. Quest'ultimo, Trump, l'ex presidente, non era un guerrafondaio. Lui si è distinto per i dazi protettivi, lui guardava la protezione dell'America, per noi era negativo, per carità, però non pensava a misurare i muscoli con la Russia. Invece questo signor Biden, democratico di sinistra, ha le idee poco chiare. Fa fatica anche a camminare, signor Biden. La prego, mi consenta. Non dico
di andare in un ospizio, per carità, ma abbandoni i suoi propositi bellicosi, la guerra è distruzione, e poi si deve misurare con Putin, il leader russo, non scherza. Perché mi sono messo a sorridere con il mio amico questa mattina? Perché ho letto un titolo di giornale che vi faccio vedere. Pregherei la regia di Matteo Rossi di intervenire documentalmente. Ucraina, ultima chance, figuratevi, ultima occasione. E poi leggo Italia in prima linea, e chi ti vedo? L'ex steward dello stadio San Paolo di Napoli, adesso stadio Maradona, Luigi Di Maio, qui alla Camera insieme al Premier Draghi. Ma vi rendete conto? Si parla dell'ultima chance, ultima occasione Ucraina, e l'Italia è in prima linea. Noi in prima linea con gente come Di Maio. Scusatemi, non ho parole. Ecco perché penso che non succederà niente. Adesso sono sì preoccupato per l'aumento del gas. È una tragedia. E vorrei parlare con Mario Draghi e con i tanti responsabili governativi. Io vi accuso, vi ritengo responsabili di questa situazione, perché i soldi pubblici dovrebbero essere usati per aiutare l'Italia, per aiutare i nostri connazionali, gli italiani, e non buttarli fuori dalla finestra. Qualche giornale oggi ha preso in prestito una mia tanto cara espressione. Io spesso faccio riferimento a delle mie colorite diciture, espressioni, affermazioni. Quante volte mi avete sentito dire siamo ridotti alla canna del gas? Oggi apro i giornali e vedo qualche titolo che mi conforta. Non è che ci voglia tanto per fare un titolo del genere, però prima o poi tutti i nodi vengono al pettine. E il visionario, il retrogrado, il conservatore, il fascista, il leghista Enzo Spatalino viene legittimato, e credetemi, in questo meraviglioso lavoro di informazione, di contatto con la gente, non c'è cosa più bella che essere legittimati. Pregherei la regia di intervenire con l'offerta di alcuni titoli di giornali. Riflettete, dovremmo andare a Roma a fare pressione, a far sentire la nostra voce. Guardate che ci sarà una crisi spaventosa. Sono quanto mai convinto che ci saranno migliaia di famiglie che non potranno pagare le bollette del gas, innanzitutto, poi a seguire la luce, l'acqua. Saranno chiusi tanti contatori. Non ridete, è solo una questione di tempo. L'Italia è sull'orlo del baratro. Con questa gente non all'altezza che abbiamo a Roma, stiamo andando verso il burrone, credetemi, dai regia. Allarme energia,
alla canna del gas, caro bollette, in arrivo una stangata da 1.480 euro per ogni famiglia. Il governo corre ai ripari, Consiglio dei Ministri già in settimana e a seguire, dopo la pandemia, le bollette. Gli italiani temono i prezzi più del virus, i contagi precipitano, ma speranza, che ve lo raccomando vivamente, Di Leo, Ministro della Sanità, ha detto bisogna insistere con i divieti. Avete capito bene la gravità della situazione? Ma il grave è che a Roma non si rendono ancora conto di questa grossa crisi e continuano a scialacquare. Tanto loro il problema di Ciccio, Toni, Bepi, Menego dell'osteria di Rovigo di Padova non lo possono mai avvertire. Con i soldi che prendono sono ingordi. Il problema è di noi cittadini che siamo proprio alla canna del gas. Allora io vorrei dire al signor Draghi: volete finirla di dare soldi a chi non ha diritto? Quel maledetto, maledetto reddito di cittadinanza. Avete fatto la ricchezza di africani islamici, rumeni che ringraziano, gente che senza mai essere venuta in Italia, ve lo giuro su Dio, prende i soldi in Romania grazie alla connivenza di tanti impiegati, di tante associazioni che stanno dietro a sti manigoldi, a sti furbi. Allora io mi scandalizzo, dico: perché io devo pagare tanti soldi, devo fare i salti mortali, io italiano devo fare sacrifici? E poi vedi che lo Stato dà soldi agli stranieri. Basta, chiudete i rubinetti, i soldi vanno utilizzati in altra maniera. Sono stanco, sono stufo di dire queste cose. Ci vorrebbe la diligenza del buon padre di famiglia, il buon senso dei nostri nonni, la capacità delle nostre casalinghe. Farebbero meglio dei nostri politici, che non si rendono conto della gravità del momento. Il bello che continuano ancora ad arrivare falsi profughi, arrivano ancora clandestini. E di stamattina l'ennesima brutta notizia che dovrebbe indurci a delle profonde riflessioni. Ma questi del governo non ci vogliono sentire, e mi dispiace che di questo governo faccia parte anche la Lega di Matteo Salvini. Matteo, mi stai deludendo, fai vedere questo contributo. Altro weekend di sbarchi, il 2022 è già da record, figuratevi, incredibile, 3.000 arrivi in 40 giorni, dati decuplicati rispetto a 3 anni fa. L'ONG Ocean Viking chiede un porto, a bordo ci sono 228 persone. Allora sapete, se io fossi Draghi, ma non lo sono, ahimè purtroppo, io direi a questi signorini della Ocean Viking: arrangiatevi, portate questi disperati in un altro porto che non sia un porto in italiano. Ma è possibile che i fessacchiotti della situazione devono essere gli italiani? Perché Malta? Sono 4 gatti, i maltesi, ma si fanno rispettare di più, se ne fregano dell'Europa, degli appelli lanciati da queste ONG. Chiudono i porti e dicono: andate via, andate in Italia, lì c'è l'Eldorado. Allora io sono stufo, sono stanco
di essere spremuto come un limone. Ve lo giuro davanti a Dio, faccio fatica ad arrivare a fine mese, perché io sono ligio, rispettoso, mi privo di tante cose per pagare e poi devo pensare che tante risorse pubbliche vengono utilizzate per gli stranieri. Basta che si arrangiassero, aiutate gli italiani che sono sì ridotti alla canna del gas. Mi fermo una manciata di secondi e dopo vado a chiudere con un'altra bella novella che vi farà arrabbiare a fra qualche secondo. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Vi ricordo che dal 1 febbraio... Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Vi ricordo che dal 1 febbraio siamo sul canale 170, canale nazionale. Pregherei la regia di proporre quella locandina, dai, mi raccomando, sintonizzate la TV, il coder per seguirci, perché potreste trovare qualche problema in fase di sintonizzazione. Bene, mi raccomando, seguiteci, fate il passaparola, aiutateci a diffondere il nostro messaggio di informazione. Dite che Prima Free è approdata sul nazionale, finalmente era ora. Vorrei che qualche volta le mie opinioni, le mie trasmissioni venissero seguite da questi 4 scienziati che abbiamo a Roma, che si dovrebbero solo vergognare. L'altro giorno a Gatteo Mare in Romagna una povera donna, una imprenditrice di 60 anni, è stata violentata, camminava vicino alla spiaggia, è stata avvicinata da un signore strano. Perdonatemi, qualche licenza ogni tanto me la posso concedere. Un'altra mia espressione colorita, sacchetti a perdere. Do subito una spiegazione di sacchetto a perdere. Per me sacchetto a perdere è quello che non serve alla società, è quello che fa solo del male, è quello che approfitta della sua situazione per essere mantenuto. Si drogano, violentano le nostre donne, abusano di tante ragazze. Quindi è gente che non merita considerazione. Ecco, questo è il sacchetto a perdere, è il prototipo del sacchetto a perdere cui si riferisce da anni Enzo Spatalino. Offri il contributo sempre a beneficio dei non credenti. Grazie. Violentata in strada e caccia all'uomo. Siamo a Gatteo Mare, provincia di Forlì Cesena. Vittima un'imprenditrice sessantenne, è stata presa a pugni e abusata da uno straniero. Ecco, secondo voi cosa succederà? Faranno fatica ad acciuffarlo questo manigoldo
ma anche se lo dovessero prendere, poi lo buttano fuori. Invece, secondo l'ottica spataliniana, io riserverei a questo coraggioso straniero un trattamento particolare, 2-3 mesi intanto a pane e acqua, chiuso in galera, ok? Poi giudicarlo per direttissima e dargli 7-8 anni minimo, e sono buono oggi, di galera, senza sconti, senza attenuanti generiche. Lo farei marcire in galera. Purtroppo io non sono al governo. Il mio resterà un sogno confinato nel cassetto. Ci vorrebbe più disciplina, perché ormai l'Italia è diventato terreno di conquista, vengono da tutte le parti, tanto sanno di essere mantenuti. Noi dobbiamo sacrificarci, rinunciare a tante cose per pagare le bollette. Noi siamo fessacchiotti, siamo italiani. E sta gentaglia viene in Italia ed è mantenuta a nostre spese. Ma non esiste lontanamente. E vorrei parlare con certi sinistri. Domani dedicherò la mia apertura ai sinistri che hanno delle grosse responsabilità su questa situazione in cui si è venuta a trovare la nostra povera Italia. E farò un bel esempio. Domani vi convincerò del perché noi siamo diversi da quelli della sinistra. Non dico siamo migliori, ma siamo sicuramente diversi. E vi farò un esempio meraviglioso. E dovrete convenire anche voi compagnucci con il sottoscritto che ho tante ragioni da vendere. A domani. Grazie di cuore per la cortese attenzione. Un grazie ai miei sponsor e un grazie per la parte tecnica al nostro regista Matteo Rossi in cabina di regia. Arrivederci.